Allora, nel settembre 2017 vengo attenzionato dai servizi sociali della Valdenza con un'accusa quasi tendenziosa da parte della mia ex moglie. Ok, faccio una piccola premessa. La mia ex moglie, ho scoperto che la mia ex moglie aveva una relazione con un'altra donna. Come Che tra l'altro funziona? risulta essere anche un'amica della Ginolfi, perché è il caso Bibbiano. Adesso non l'ho detto Un bambino, nell'introduzione, ci si mette. diciamolo, è il caso Bibbiano che ha fatto parlare moltissimo la stampa. Il 18 giugno mi convocano e mi comunicano, la dottoressa Agnolfi mi comunica che da quel momento in poi io non avrei più potuto vedere i miei figli se non in forma protetta un'ora ogni 20 giorni. A che rimango basito e chiedo, scusate, ma come mai? Per quale motivo? Visto che non c'è né un contesto socio-economico disagiato, né violenza su minori, né violenza fisica, né violenze psicologiche. Io devo capire per quale motivo un provvedimento del genere. Poi ancora il provvedimento del giudice non c'è, e come lo state comunicando voi, ma arriverà poi il provvedimento del giudice, questo è il quadro. Ma con quale motivazione? Scusi, Gnolfi mi dice, perché vede, la legislazione sta andando in questa direzione e lei se ne deve fare una ragione, perché In quale lei è direzione? In quale direzione? della direzione gender, perché lei è omofobo, io, scusi, come omofobo? Sì, perché io quelli come lei li conosco, si vede dalla faccia. Ah sì? E che non si vede dalla faccia? Ma sì, perché se lei vede un ragazzo e una ragazza al parco che si baciano, mi fa questo esempio, lei sicuramente non dice niente, ma se vede due donne che si baciano, due uomini che si baciano, lei li prende in giro e sghignazza. Perché ho risposto, guardi. Io, se vedo un ragazzo e una ragazza al parco che si baciano, mi giro dall'altra parte per educazione e per delicatezza. Qualora mi dovessi imbattere in due donne che si baciano, due uomini che si baciano, faccio altrettanto, mi giro dall'altra parte sempre per educazione e delicatezza. Chiaro è che se io sono al parco con i miei figli e vedo due donne che si baciano, due uomini che si baciano o vanno oltre, chiamo i carabinieri e li denuncio per atti osceni in luogo pubblico. Quindi non c'entra niente l'omofobia. Poi cosa c'entra? L'omofobia con me, non è il mio caso. Sì, perché lei è così, quelli come lei li conosco.